Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come creare una 6S usando delle Lion 18650. Questo tipo di batterie sono perfette per essere utilizzate con un drone da long range. Questa batteria 6S infatti ci garantisce un rapporto tra mAh e peso molto migliore di quello che abbiamo con le classiche batterie LiPo. Per contro, le 18650 hanno dei bassi CD scarica. Questo aspetto non è importante per i droni da long range, ma le rende inutilizzabili per racing o freestyle. Vediamo l'occorrente per creare questo pack 6S. Per iniziare ci servono le batterie 18650. Io vi consiglio le LG HG2 o le Samsung 30Q. Entrambe le batterie hanno una capacità di 3000 mAh e sono tra le migliori come rapporto qualità-prezzo. Ci servirà anche un cavo di potenza, un cavo bilanciatore 6S e del cavo 20AVG per collegare le batterie tra loro. Poi ci servirà del termorestringente, nastro isolante normale e nastro isolante largo. Avremo anche bisogno di un multimetro per verificare che i collegamenti e la carica della batteria siano ok. Per creare un pack con le Lion 18650 dobbiamo usare stagno e saldatore, quindi dovremo essere rapidi e avere mano ferma. Bisogna inoltre prestare molta attenzione con le polarità e verificare sempre che i collegamenti siano corretti. Per questo motivo sconsiglio ai principianti di creare delle batterie di questo tipo. Per iniziare sistemiamo le batterie con polarità alternata e le blocchiamo con del nastro isolante. Adesso prestagniamo tutti i poli delle batterie. Il risultato finale sarà questo. Ora, partendo dal polo negativo, numeriamo tutte le batterie in successione. Ricordatevi che al polo negativo deve sempre corrispondere un numero dispari e al polo positivo un numero pari. Adesso saldiamo il cavo di potenza, il negativo andrà nel polo numero 1 ed il positivo nel polo numero 12. Prepariamo 5 cavetti da 2 cm circa. Poi saldiamo i poli 2 con 3, 4 con 5, 6 con 7, 8 con 9 e 10 con 11. Partiamo con i poli 2 e 3. Adesso saldiamo i poli 4 e 5. Quindi saldiamo il polo 6 con il polo 7. Continuiamo saldando i poli 8 e 9.
Infine saldiamo i poli 10 e 11. Una volta saldati tutti i fili, la batteria deve avere questo aspetto. Ora verifichiamo la carica totale della batteria con un multimetro. Abbiamo una tensione di 22.4 V che corrispondono a circa 3.7 V per cella. La batteria quindi va bene. Ora è venuto il momento di collegare il cavo bilanciatore. Partiamo tagliando i fili all'estremità a una lunghezza di 7 cm. Questi due cavi andranno saldati sopra il cavo di potenza. Individuiamo i poli positivo e negativo e li saldiamo sopra i poli positivo e negativo del cavo di potenza. I cavi restanti andranno collegati nel polo positivo delle batterie. Partendo dal lato del cavo negativo, colleghiamo il secondo filo nel polo numero 2, il terzo filo nel polo numero 4, il quarto filo nel polo numero 6, il quinto filo nel polo numero 8 ed il sesto filo nel polo numero 10. Per i poli 2, 6 e 10 che sono sul fondo della batteria sarà necessario fare delle piccole prolunghe al nostro cavo bilanciatore. Colleghiamo il cavo numero 2 nel polo numero 2. Colleghiamo il cavo numero 3 nel polo numero 4. Colleghiamo il cavo numero 4 nel polo numero 6. Colleghiamo il cavo numero 5 nel polo numero 8. Colleghiamo il cavo numero 6 nel polo numero 10. Verifichiamo con un checker che vengano lette tutte le celle. Perfetto. Ora col nastro isoliamo completamente la batteria. Dopo aver isolato la batteria, la proteggiamo ulteriormente con il termorestringente. Vi consiglio di usare questi termorestringenti della Toppac perché sono molto resistenti. Per finire, riscaldiamo il termorestringente.
Perfetto, abbiamo finito, la nostra batteria è pronta, possiamo usarla per un bel volo long range. Questo era il mio tutorial su come creare una batteria 6S. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.